la situazione da parte della Grecia è evidentemente quello che non vogliamo dall'Europa. Ok? E a questo proposito vorrei invitare una testimonianza Franco La Torre, presidente dell'Associazione Federale. Buongiorno, buongiorno. Salutiamo il professor Guerino che sta andando via. Grazie. Ringrazio anch'io il professore, gli spunti che ha offerto il suo intervento e tutta la sessione mi aiutano a entrare più facilmente nel merito di questo ambizioso pensiero, l'Europa che vogliamo, sapendo anche che, mi scuso immediatamente con voi, io finito questo mio brevissimo intervento non avrò la possibilità di seguire i successivi, l'impegno familiare mi richiama. Pensavo di svolgerlo intorno a mezzogiorno, ma voi avete sentito meglio di me evolversi nell'interessante confronto che ci ha portato fino a quest'ora. FLER è un'associazione internazionale, mezza europea e mezza non, perché si spinge fino agli Urali, alle piramidi e alla penisola araba, impegnata per l'affermazione dei diritti umani, il contrasto alla corruzione e al crimine organizzato. E quindi mi verrebbe automaticamente, naturalmente, di rispondere che l'Europa che vorrei è un'Europa senza le pizzerie tedesche che si chiamano mafia, i giovani DJ di Bruxelles che scelgono come loro soprannome quello dei padrini dei clan mafiosi siciliani. Ma sarei ingenuo perché riporterei il tutto, la questione dei sistemi di potere economico criminali, a quell'immaginario che ha fatto sì che noi sino ad oggi, automaticamente, quando sentiamo parlare di crimine organizzato, pensiamo a qualcuno di mezza età, un anziano che vive isolato in un casolare di campagna, che scrive sgrammaticati bigliettini di carta per trasmettere gli ordini alle sue bande armate. Peccherei di ingenuità. In questo momento, in un tranquillo villaggio dell'Africa orientale, che ne so, la Guinea, c'è un signore che non fa parte di quel villaggio, ma che sta parlando animatamente dentro una capanna con i genitori di un ragazzino, cercando di spiegargli che grande opportunità per lui, il ragazzo e la famiglia, se loro finalmente gli daranno quei soldi necessari perché lui lo porti via, lo porti alla capitale di quel paese, lo affidi a un comandante di una nave mercantile che lo porta in Marocco, a Casablanca, e lì lo affida alla polizia marocchina che lo porta ai confini di Ceuta, gli ultimi brandelli di colonie spagnole dall'altra parte del Mediterraneo, da dove viene preso in carico da un altro uomo che lo trasborda in Spagna per affidarlo a un altro uomo che lo porterà magari a Milano, a Torino, ad arricchire un divaio di calcio di una grande squadra italiana per la quale noi tifiamo magari tutte le domeniche.
questo non è un vecchio palermitano, non l'ha deciso, non lo decide. Questa filiera industriale che regge il sistema dell'economia criminale è qualcosa di molto più complesso, è qualcosa di molto più articolato e pervasivo, che entra nelle nostre televisioni tutte le domeniche pomeriggio per lo spettacolo più amato dagli italiani. E perché ciò avvenga c'è bisogno di una grande complicità. Di patti consolidati, di accordi sottoscritti, di intese che hanno luogo nei consessi in cui si riuniscono i sistemi di potere criminale, fatti di pezzi di economia, di istituzioni, di politica, e di cui quel gangster è un pezzo al quale tocca fare il lavoro sporco. Ma i tre quarti di quel sistema agisce in maniera, tra virgolette, pulita, accanto a noi. Quel simpatico investitore, broker, che magari a chi se lo può permettere suggerisce come investire i proventi di una liquidazione, i risparmi di una vita, lavora in un grande studio commerciale, un grande studio di consulenza finanziaria, quegli stessi studi che suggeriscono come reintrodurre nel mercato legale quegli straordinari proventi accumulati dai traffici di organi, di esseri umani, di armi, di droga, di tutti quei pezzi del sistema economico criminale, della filiera dell'economia criminale, che è una filiera, ci dicono, che in tempi di crisi prende il sopravvento, perché può arrivare dove l'economia cosiddetta sana non arriva, dove il timore delle banche non si spinge per un credito facile che serve a conquistare ancora di più pezzi di mercato. Questo sistema di potere globale e internazionale, ancor prima che noi cominciassimo a masticare il termine globalizzazione, e si muove grazie proprio al fatto che risponde a una dinamica che fa parte della nostra storia. Capisco, non voglio passare per manicheo, però anche per farla breve, da quando mondo è mondo, da quando l'uomo, diciamo, esce dalle caverne e si organizza in qualche forma clanica, tribale, nazionale, statuale, le dinamiche opposte sono sempre state due: quella del progresso, dell'avanzamento, e quella della conservazione della reazione. Questo sistema di potere criminale è il baluardo, il pilastro delle ideologie di conservazione di reazione, di quelle che si oppongono alla grande epopea napoleonica per ristabilire lo status quo ante con il congresso di Vienna, ma non riescono a fermare il corso della storia. In questo dobbiamo essere ottimisti, dobbiamo pensare che nonostante tutti gli ostacoli che ci si frappongono, comunque l'umanità va avanti, nonostante tutto. Però sappiamo che poi quotidianamente questo è difficile gestire all'interno di questa dinamica. Leggiamo la storia del nostro paese. Tutte le volte in questa giovane età repubblicana fondata su quello straordinario pezzo che la nostra Costituzione è nata dalla Resistenza, ogni volta che si è trovata davanti a un momento di grande avanzamento, di grande progresso sociale, a questo si sono opposte straordinarie forze di reazione e conservazione. Dalle grandi battaglie per la riforma agraria che si videro davanti
spianati i fucili a Portella delle Ginestre, alla grande conquista dello statuto dei lavoratori che vide opporsi la stagione tragica e nera della strategia della tensione, a quando vent'anni fa sembrava che stavamo lì lì per svoltare, quando una serie di stragi e di bombe fecero capire a chi doveva capire che l'Italia da lì non si doveva muovere e siamo nel pantano ancora dopo vent'anni. Bene, l'Europa che vogliamo. L'Europa che vorrei è quella che non fa finta di non leggere quanto il Parlamento europeo ha riportato sulla gestione dei fondi post-terremoto all'Aquila. Ci sono zone grigie, per essere generosi, che hanno fatto sì che un'indagine ficcante del Parlamento europeo ha messo a nudo anche un sistema, diciamo, di miopie nella strumentazione di controllo che gli organi comunitari devono esercitare quando vengono spesi i soldi nostri in situazioni gravi di emergenza come sono quelli della ricostruzione post terremoto. Invece l'indagine della commissione parlamentare ci restituisce un quadro agghiacciante: malversazioni, utilizzini, diciamo poco consoni, e una grande infiltrazione di quel sistema di potere là. Guardate, dall'inizio dell'anno scorso è iniziato l'iter della proposta di direttiva per la confisca dei beni proventi di reato a livello europeo. Un passo importante, perché gli strumenti di contrasto verso quel sistema di potere sono inefficaci a livello nazionale, si devono muovere a livello transnazionale e questa è l'Europa che vogliamo. L'iter è lungo. Si dovrebbe concludere, auspichiamo positivamente, l'anno prossimo e poi comincerà il bello, perché ovviamente dopo l'adozione di una direttiva c'è il recepimento degli ordinamenti giuridici nazionali e quello è un percorso che può durare molto, molto a lungo. Le resistenze ci sono resistenze politiche e sono resistenze culturali. Quelle culturali erano quelle a cui mi rifacevo all'inizio di questo mio intervento. La percezione che abbiamo non è quella. Le lenti che portiamo sono miopi, ci rendono miopi, perché non ci consentono di comprendere qual è la reale posta in palio. In quelle dinamiche di cui si è parlato sopra, perverse, che hanno determinato tanti fallimenti, tante amarezze, tante tragedie, quel sistema di potere agisce e trae beneficio. Io almeno, personalmente, ne sono convinto.